L'autodromo del Mugello ha ospitato nel fine settimana dal 25 al 27 aprile la prova di apertura del Challenge Formule Storiche 2014. Il tempo atmosferico, contro tutte le previsioni nefaste, ha sostenuto un fine settimana rivelatosi ancora una volta di estremo interesse. Per l'occasione le gare italiane si sono svolte unitamente alla prova di apertura dell'Historic Trophy Formula 3000. Proprio i piloti stranieri si sono imposti nelle due gare previste. Nella prima il francese François De Rossi ha dominato dopo aver segnato il miglior tempo nelle prove, precedendo il bresciano Bruno Ferrari ed il campione europeo Formula 3000 in carica, lo svizzero Christoph Wittmer. Nella seconda, lo svizzero Christian Traber, ritiratosi in gara 1 per un problema alla guarnizione della testa riparato nella notte del sabato, si è imposto agevolmente precedendo il francese Maurice Slotin e ancora Wittmer, che si sono scambiati la posizione più volte fin quando lo svizzero non ha deciso di mollare. In gara 2, il primo italiano, quarto, è stato ancora Ferrari. Peccato, perché oramai a 3 minuti e mezzo dalla fine il secondo posto era in tasca e avremmo ripetuto il risultato di ieri, purtroppo mi spiace. C'era dell'olio, non l'olio perso da Beolchi, non ancora segnalato perché era davanti 100 metri, io mi sono girato, per cui il terzo e il quarto mi hanno visto per traverso, anzi ho dovuto anche mettere la retromarcia. De Rossi in gara 2 è stato protagonista di una partenza anticipata e nonostante abbia ceduto immediatamente 3 posizioni, è stato penalizzato da un drive-thru che lo ha fatto scendere in 5ª posizione. Ciononostante, facendo segnare il giro veloce ad ogni passaggio sul traguardo, ha recuperato su chi lo precedeva, ma a 3 giri dal termine è incappato in un'uscita nella sabbia a causa dell'olio in pista, che ha costretto la direzione di gara ad interrompere la corsa. Gli altri italiani protagonisti nelle diverse classi sono stati Daniele Salodini nella A, Luigi Baulino nella B e Federico Buratti nella D. Tra le vetture a motore anteriore, il bresciano Salodini, con la Taraschi FJ, ha mostrato fin dalle prove di essere il più veloce e nulla hanno potuto il francese Diegidio con la Stanguellini, Belocchi con l'americana Apache e Jekyllin anche lui con la Stanguellini. Questi due hanno combattuto in gara 1 per diversi giri, cosa che si stava ripetendo in gara 2 fino alla rottura di una valvola del motore di Jekyllin, seguita poi dalla rottura del motore di Belocchi a 3 giri dalla fine. Da segnalare il debutto nella categoria e per la prima volta in pista di Paolo Chervesani con una Taraschi FJ, che si è detto entusiasta di questa esperienza. Per me è la prima volta, sono molto emozionato, però è un ambiente veramente affascinante. Si trovano degli amici, si sente la passione, è bello, 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 proprio ti dà una carica di adrenalina, ma anche così di sicurezza, di simpatia, quindi sono emozionato ma tranquilla. Baulino non ha preso il via in gara 2 per problemi ai freni manifestatisi già verso fine gara 1 e rivelatisi poi irrisolvibili. Buratti invece, tornato al vecchio amore della Chevron F3 dopo la parentesi con la Junior nel 2013, ha ritrovato il sorriso nella guida e la vittoria di classe. In gara 1 questa era andata allo svizzero Cesare De Lea, nonostante un'uscita di strada per mancanza dei freni. Sì, è stato un bel weekend, grazie soprattutto ai nostri amici delle Formula 3000 che hanno reso la griglia degna di una gara al Mugello, dove chiaramente con poche macchine non si può fare una gara perché si sgranano immediatamente, quindi non c'è spettacolo, ma invece c'è stato molto spettacolo sia tra i concorrenti del Challenge Formule Storiche che tra quelli delle Formula 3. È stata una bella gara sia per i concorrenti dell'Historic Formula 3000 che per quelli del Challenge, che si sono mischiati molto bene tra di loro. Devo dire che il fatto che le Formula 3000 abbiano delle gomme diverse non crea un problema reale, quindi tutto sommato va bene così. Abbiamo già comunque pensato di rifare delle gare insieme perché è un modo per aiutarci a vicenda ad avere delle griglie sostanziose. Bruno Ferrari ha fatto una battaglia bellissima in gara 1, i primi giri ha tenuto testa a sia De Rossi che a Wittmer, che veramente gli hanno dato gara dura, però poi non ce l'ha fatta. È arrivato secondo, invece oggi in gara 2 ha cercato di fare il possibile e anche l'impossibile, si è girato lui come si sono girati tantissimi concorrenti causa olio in pista, motivo per cui è stata data bandiera rossa ed è finita la gara 3-4 minuti prima. Però il podio a quel punto lì è andato a tutte le Formula 3000, Bruno quarto, non sarebbe comunque riuscito a riprenderli. Bene così.